Ribatti alle polemiche degli ultimi giorni l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Pescara, Valeria Toppetti. Il servizio mense ci sarà con la riapertura delle scuole. Si attende il deposito della decisione del TAR. Prosegue che se arriverà per tempo darà una risposta se sarà il nuovo gestore con le nuove tariffe a garantirlo, ma se così non fosse ci sarà una nuova proroga alla ditta Serenissima. Senz'altro il servizio partirà. D'altra parte la refezione scolastica costituisce integrazione del diritto allo studio e ovviamente l'amministrazione comunale di Pescara dà massima cura ed attenzione a questo importante diritto per i bambini e per i ragazzi. E la pubblicazione della piattaforma per l'iscrizione non è ancora avvenuta perché, come ormai noto, c'è un procedimento amministrativo dinanzi al TAR Pescara che attualmente è ancora in fase di decisione nel merito. Quindi noi stiamo attendendo questa sentenza. Naturalmente, se la sentenza confermerà l'aggiudicazione alla società che ha vinto l'appalto, allora naturalmente sarà questa a intraprendere il servizio. Diversamente dovremo, ed è l'unica soluzione giuridicamente legittima, prorogare il precedente, diciamo la precedente società, e dunque sarà la Serenissima a procedere. Tutto è sotto controllo, i bambini e i ragazzi di Pescara avranno il servizio, aggiunge l'assessore. Se invece ci sarà la conferma della società che ha vinto l'appalto, il servizio sarà sicuramente un servizio nuovo perché la mensa è biologica, ecosostenibile, a chilometro zero. Ormai noi sappiamo che la nutrizione è integrazione del diritto umano alla salute, quindi l'amministrazione ci tiene moltissimo. Dunque la mensa ci sarà, vogliamo ricordare le date? La terza settimana di settembre per i nidi e dal 23 di settembre per la scuola materna, la scuola primaria e la secondaria di primo grado.